Ciao a tutte e a tutti. Come avrete visto in questi giorni, da quest'anno si possono mandare dei brevi messaggi audio a Forum PA 2020 Restart Italia. È un modo per intervenire, per approfondire, per fare delle domande durante la manifestazione che si terrà quest'anno dal 2 al 6 novembre 2020, proseguendo il percorso partito appunto a luglio. Lo abbiamo chiamato Di la tua. Ognuno infatti potrà mandare questi brevi messaggi vocali della durata massima di 60 secondi attraverso i quali fare delle domande ai relatori, degli approfondimenti, delle considerazioni durante Forum PA 2020 Restart Italia. Ogni messaggio verrà pubblicato sul nostro sito e i migliori andranno in onda proprio durante la manifestazione. Ma vediamo come fare attraverso un breve e semplice tutorial. Per farlo basterà un PC, uno smartphone, un tablet, come in questo caso. Si può andare sulla home page, sulla pagina forumpa.it, scorrere un po' più in basso e troverete subito il claim di la tua, invia un audio e va in diretta su Forum PA 2020. Clicchiamo su inviaci un breve messaggio. I messaggi potranno essere mandati ai nostri convegni di scenario. Vi troverete a questo punto in un articolo sul sito dell'evento Forum PA Restart Italia. Basterà scorrere più in basso per scegliere l'evento da commentare. In questo caso scegliamo l'evento di mercoledì 4 novembre, città e territori, dall'emergenza alla ripresa. Basterà cliccare sul pulsante Start Recording, accettare che SpeakPipe acceda al nostro microfono e mandare un messaggio audio. Ciao, sono Maurizio. Secondo me le città e i territori vanno valorizzati soprattutto attraverso l'aiuto dei cittadini. A questo punto, quando il messaggio sarà pronto, potete fare stop, inserire il vostro nome e la vostra email. Una volta compilati i campi, potete cliccare o tappare su send. Tutti i messaggi verranno pubblicati sul nostro sito, come potete vedere dall'home page forumpa.it, e i migliori verranno mandati in diretta dal 2 al 6 novembre nello scenario di riferimento. Vi starete chiedendo come l'abbiamo fatto, come è stato possibile avviare questa di la tua, cioè farci mandare dei brevi messaggi dai nostri lettori e da coloro che seguiranno la manifestazione. Vediamo la piattaforma che abbiamo utilizzato. La piattaforma si chiama SpeakPipe. Attraverso questa piattaforma le persone possono mandarci, come abbiamo detto, dei brevi messaggi. Addirittura possiamo anche rispondere noi di FPA alle persone che ci scrivono, sempre in modalità vocale. Per esempio, potrei rispondere a Carlo cliccando su Reply, Start Recording, così da inviare il mio messaggio audio in risposta a quello che ci ha mandato Carlo. Per fare e per concludere il breve tour di questa piattaforma SpeakPipe, vi facciamo vedere anche il back-end, quindi il luogo dove noi creiamo questi widget che possono essere inseriti su qualsiasi sito e poi essere utilizzati dalle persone che leggono questo sito per inviare i propri messaggi. Come potete vedere, si può creare qualsiasi tipo di pulsante da inserire poi sui siti, si può cambiare il colore, si può scrivere quello che si vuole come testo del bottone e poi SpeakPipe ci fornirà il codice embed da inserire sul nostro sito. Di la tua dunque, invia il tuo breve messaggio, la tua considerazione, il tuo approfondimento che noi pubblicheremo e i migliori li manderemo in onda a Forum PA 2020 Restart Italia. Grazie.